Sì, siamo noi. O meglio, volevo dire, volevo fare questa intro, volevo fare questa cosa bellina per dire siamo affiliati, ma non è vero, non lo siamo, no perché non siamo 50, siamo 50, ma Twitch non ci riconosce l'affiliato perché fa schifo alla merda, per citare un grande performer nostrano. Però mi fa ancora di più incazzare il fatto che siamo in due, dobbiamo aspettare, signori, un attimino. E il tutto con la mia testa che sta andando in mezzo ad un oceano di sofferenza e dolore immenso. Quindi aspettiamo giusto massimo 5 minuti, poi se no si parte noi e vaffanculo a tutti quanti. Comunque c'è Allora, poco da dire, dai. Cioè, sì, giusto cioè, da Gain, Tagain da pronostici post 3 show, secondo vai. me basta. Ah, e poi io poi volevo fare. È uscito alla fine il ranking of the week della nostra pagina preferita, la seconda pagina preferita. Quindi dovrò Ah, è avere uscito. pure. Sì, Vado fantastico. a vedere. No, Visto che va mi ha bene, va a cancellato il vedere commento, ma non mi ha bloccato, quindi. allora. E vai. Allora. Tag Drain, bellino. Mi piace, ma non c'è uno spazio troppo. Non c'è uno Sì, spazio c'è, incrocio. lo so, correggo. Pure sul titolo ce ne stavano dietro. Anche il prepi minuscola mi dà un po' fastidio, anche se non so se è giusto. Sì, Corretto, in realtà sbagliato. ci dovrebbe andare. Allora, Cioè, d'accordo. minuscolo nel senso. Sì, però va bene. Sì. Me mi avevano detto oggi, ragazzi, che Karrion Kross che torna in MLW. Gli ho detto non è vero e non era vero. Mamma mia. Ho così tante fonti che non so che farci. Madre di Ok, Dios. non c'è più lo spazio in più. E vai. Allora, Allora. we'll wait un altro pochino e. Tanto metto il logo di Day One. Oh sì. Devo andare a ripigliarmi coso. La roba di Day One perché non vado a memoria. Ovviamente, vado dai miei amici di quattro lettere. C'è qualcuno che è già prima i pronostici. Beh, c'è qualcuno che ci prova i Il pronostici, ma. primo posto che durerà molto poco. Non siamo puri. Guarda, io non mi ricordo quanto ho fatto, ma vai, ridici i pronostici come sono andati a punteggio. Vado. Vabbè, comunque me Questa li no, ricordo. Io ho fatto 4 e voi 3, tutti quanti 3. ok, benissimo. Quindi, non essendoci stato un plan, non ci sono bonus, però Prima c'è. giornata che praticamente ha seguito il metodo del punteggio dell'anno scorso, pure se abbiamo detto che cambiava, però vabbè. È vero, cazzo! Giusto, perché alla fine è fatto pari in tre, tranne Matteo che ha azzeccato uno in più, non mi ricordo neanche quale. Penso. Usos. Eh sì, bravo. Bravo, bravo. Noi si è ciccato malamente con il nuovo giorno. Però d'accordo. Allora, Boh. Ma io vado a fare una cosa fatta bene, signori. Allora, avevo indovinato. Ah, pure Edge avevo indovinato come Ah, Proci. vabbè, lì non era tipo split, se era fatto metà e metà. Sì, allora io ho sbagliato Liv. E se non fosse stato per quello, avrei fatto pure Unplanned. Perché avevamo detto che Roman e Zayn non li contavamo perché non c'erano. L'altro, il Fatal Four, non lo contavamo perché ha vinto Brock. Quindi se Giustamente, indovinavo Liv sarebbe stato Unplanned, ma vabbè. Allora, e niente, io sto pensando. Chiedo a Matti se vuoi venire. Sì, A vai. questo punto sì. Aspetta, perfetto. Chi è questo? Federico. Federico Macconi, on the way. Assurdo. Allora. Va bene, meno male. Allora, aspetta, Metto la allora non schermata serve più. webcam, dai. Sì, non serve più fare quello che dovevo fare. Tanto in tre va bene. Allora. Non voglio dare momenti morti e tutto, però lo ripeto, io oggi sono lento perché mi sta esplodendo la testa e sti cazzi, questi succo. Il Allora, dovere prima di tutto. beh, ovvio, ma guarda, sarei stato ancora più contento di farlo se potessi mandare pubblicità, se mettevi i punti canali, tutte queste cose belle, no! Twitch, dopo 5 giorni e siamo a 50 follower, ci segna ancora 49 e l'ho ricontati mezz'ora fa i follower, sono 50, non Quindi so c'è 49. scritto anche qua. Perfetto.
Quindi io sono senza parole, davvero. Aspetta, Vabbè, penso. se io spero che appena live reaction si rimetta, ma a sto punto non penso. Vabbè. Allora. Con le live è più bellino. Poi, con tutto il rispetto, ma nelle live reaction, se si possono fare, si manda le pubblicità più spesso perché dura di più, ovviamente. Però, Sì, ovvio. a parte queste stronzate, è una rottura di palle per noi in primis. E anche per voi, secondo me, perché comunque i punti canale rendevano il tutto più carino con le stronzate, ma non si può fare per il momento. Allora, partiamo, dai, Day One. E Federico, sei vivo? Non Sì, so. sto vivo, sto Ah, mangiando delle mandorle. buone, come Buono. sempre, ottimi gusti. Allora, andiamo con Day One e partiamo dal kickoff, dove Sheamus da solo ha sconfitto Cesare Ricochet perché Ridge Holland, dopo 5 minuti scarsi, si è disintegrato il setto nasale, cortesia del Fu Prince Puma. Quindi, niente, Aspetta, bello. fammi premere F sulla tastiera più piccola del mondo. Che Vabbè. dispiacere per Ricochet, no, seriamente, che dispiacere, che Sì. tristezza. Mi spiace di più per Cesaro, però vabbè. Che è stato schienato, infatti, è stato schienato dal bro kick dell'irlandese e Sheamus e Ridge Holland, perché l'ha vinto a tutti gli effetti sto match. Holland si portano a casa il primo incontro WWE del 2021. Pazzesco, perché alla fine è stato questo il primo match del 2021, il primo schienamento l'ha fatto Culo. Sheamus. Eh già, allora però kickoff onesto, che si prende tranquillamente la sua sufficienzina da kickoff, normale, tranquillo, Però bravi. sicuramente non stava nulla, niente male. Vero. E ora noi si procede, perché adesso abbiamo Usos contro New Day per i titoli di Coppa di SmackDown. Vittoria degli Usos, che aveva pronosticato una sola persona, ma si è detto prima. E ovviamente, vabbè, almeno dai, nel senso, una volta vincerò. Va bene, va bene. E nulla, quindi vincono gli Usos su un grande match, per tanti il migliore della serata. Per me se la gioca col main event, ma effettivamente, riflettendoci, questo ha avuto un trasporto maggiore ed è stato anche più incerto. Quindi, nonostante l'altro fosse un Fatal 5-Way, però questo è stato molto molto bello, nonostante fosse il capitolo 20 miliardesimo di Uso contro New Day, è stato bello. Non avevamo dubbi in merito, ma meglio del previsto, ottimo. E in La vittoria. camera bloccata, Giacomo. Sì? Non lo Aspetta, avevo ridotto Igona a Discord. so. Ah, ok. Ok. Guardiamo se poi no, levo, rimetto. E nulla, quindi questo è quanto l'opener. Io quanto gli ho dato lo vado a prendere adesso. I miei voti pazzeschi fatti su Samsung Notes e Sghere. 3,5 stelle gli ho dato a questo incontro, perché ci sono state diverse manovre che sono riuscite un po' male. E io gli ho messo il carico che si sono affrontati così tante volte che pian piano la soglia di errore si assottiglia, capito? Quindi, poi vanno a pesare sempre di più se lo rifai poi in pay per view. Però sono stati pochi e nessuna manovra chiave, quindi Tra bene l'altro, così. interessanti come hanno vinto con la 3D, con la 3D. Vero, hanno vinto con la 3D, non perché con il double Uso Splash non ce l'hanno fatta, perché è intervenuto Xavier su Kofi schienato. E poi appunto è arrivata la 3D, tra l'altro seguita da Dio, molto molto bene. Non so perché l'hanno usata, ma non mi lamento per un cazzo, bene. Ah, ci sta. E fine. È un omaggio a un grande tag team, Sì. come Niente, Dato le io volte, tengo quindi ci anche sta meno. tranquillamente. Io le ho dato, sarebbe 7 in voti in decimi, sarebbe 3 su 5. Ok. Si sente, secondo me, si sente la mancanza della stipulazione speciale. Però ce l'ho già detto, io avevo già hype perché questi due tag team non possono fare un match brutto neanche se si impegnano. Sono troppo bravi. Sì, E sì, ci sono stati qualche errore, però in generale a me è piaciuto molto il finale con la 3D, nonostante mi abbiano cannato il mio pronostico, maledetti loro. Però nulla da dire, bello, bello. E vediamo se magari ci mettono anche i Los Lotarios finalmente nel giro titolato, maledetti loro. sarebbe anche l'ora, effettivamente. Sì. Allora, E io subito dico dopo questo. abbiamo il match più bello di tutta la serata, quello più atteso di sempre. Drew McIntyre contro Madcap Moss. Grande.
Scusate. Faida di merda come da tradizione per Corbin. Noto molte similitudini quella con Roman Reigns. Manca solamente il cibo per cani e abbiamo fatto filotto. Mi aspettavo molto peggio, ma non è assolutamente un bel match. Io gli darei 2 stelle su 5. Durato troppo, doveva essere uno squash. Però vabbè, ce lo teniamo così. Vince Drew McIntyre per fortuna, anche se poi nel post-match viene attaccato da Corbin e Moss. Perché c'è da recuperare un infortunio al collo, quindi sì. Oltre alla sfiga di non avere Roman perché è affetto da Covid, che sono sicuro che quell'uomo, avendo sconfitto la leucemia 2 volte, sconfiggerà anche il Covid tranquillamente. Troppo forte quell'uomo. E abbiamo anche McIntyre fuori, ho sentito anche Sasha fuori. È un ecatombe Ah, per SmackDown sì. attualmente, eh? Cioè, è un po' tragica la situazione, Per però. Sasha si era detto che lei aveva twittato in merito, aveva smentito, però io non essendo su Twitter non ci ho capito molto, purtroppo. Cioè, sembra che sia andata via a fatica. Ha detto che sta bene. Ora vediamo. Io spero di sì. A differenza del Proci, che ovviamente è un bastardo. Anche se non c'è qui, glielo dico tranquillamente: sei un bastardo, Proci. Ah, ma voglio. Però no, scherza, anche lui spera che torni in forma. In tempo per vincere la Rumble. Comunque, match, ripeto, insufficiente. Durato anche troppo per i miei gusti, quasi 10 minuti, che doveva durare il main event 10 minuti, vabbè, e nulla. Lascio la parola a voi, ragazzi. No, e io sto andando a ripigliare un attimo il minutaggio perché non me lo No, 9 ricordavo. minuti e 45 secondo Wikipedia. 9 minuti e 45, bravo, bravo, esatto. E allora. Sì, ci si aspettava di peggio, ma io ti dirò, Madcap Moss mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso, Allora, non ha sbagliato un colpo e anzi ha salvato un botch in io modo un po' però, rocambolesco. Giacomo, io ti dico questo, io posso, ok, però, cioè, non posso crederci che uno come Drew McIntyre, che ha vinto il titolo WWE, che ha sconfitto Brock Lesnar, che ha sconfitto Randy Orton, che ha praticamente sconfitto Goldberg, che ha praticamente asfaltato tutto Raw, si trova in difficoltà con Madcap Moss. Ha sconfitto Bush, non l'ha detto. Questa cosa non l'accetto, ok? Anche con la sospensione dell'incredulità, questa cosa non la riesco ad accettare. Sì, capisco. You got a point. Però io me ne sono goduti, non mi hanno pesato per un cazzo. Sì, E è anche. vero, poteva essere costruito meglio. E secondo me la cosa migliore era mettere questo nel kickoff e fine. Esatto. Sinceramente, però non l'hanno fatto. E alla fine, comunque, non è Tra l'altro stato. è durato come il match del kickoff, vedo. Sì, non è stata una palla totale. E quindi niente. Ma scusami, 9 minuti e 45, tra l'altro. Ora qui vanno tutti a 5, magari ne hanno approssimati. Ma Sì, se sono no. effettivamente 9:45 e 9:45, è una sorta di roba pazzesca, assurda, incredibile. Cioè, due match che durati lo stesso identico minutaggio. Ma sicuramente Chiaro tutto. saranno arrotondato, via. Perché Pazzesco, sì, sicuramente. Però. comunque qui vedi 9:45, Sì, l'ho 17:35, detto, l'ho detto. 9:45. Sì, esatto. Matte, che ne pensi? Che dici? Di Moss Sì. contro Drew. Ma io 2,70, tra le 2,75 e le 3 gliele darei. Cioè, non mi è dispiaciuto per niente. A me, anzi, lunghezza a parte non mi è dispiaciuto come match, anzi. E per quello che gli ho dato 2 stelle e mezzo, gli ho dato 2 stelle e mezzo spaccate. Però il fatto è che non ti aspettavi Ma una piacevolmente roba del sorpreso. genere, e quando è arrivata te l'aspettavi brutta, e invece non è arrivata Sì, brutta. esatto, ma Va piacevolmente bene. sorpreso. Io ve l'ho già detto il motivo perché allora non Sì. torna proprio a livello di storia. Cioè, è un po' come i film Marvel dove non si capisce il livello di potenza di un personaggio. Una cosa che a me dà fastidio. Beh, però se ci Quindi. pensi, non aveva mai lottato così one-on-one decentemente. Cioè, senza. Hanno sempre fatto roba in coppia praticamente col Ho Moss, capito, quindi non però, avevi mai ragazzi. dato di base l'idea in partenza di Però. quanto effettivamente fosse bravo sul ring. Matte, io però ti ripeto, sono andato ad affrontare uno che ha sconfitto Brock Lesnar. Quindi Sì, tecnicamente lo so, però ha comunque sconfitto il partivi. boss dei boss. Quindi a Sì, me lo sta so, cosa mi ha però pesato comunque un po'. partivi non, cioè dall'ignoto più totale, cioè non lo sapevi comunque in partenza lui a che livello stava. Capito. Vabbè, comunque.
T'ho spiegato un po', vi ho spiegato un po' il mio motivo sul Sì. perché Comunque non Giacomo è normale se ti riesco vedi più nero del solito in certi punti. Cioè, tipo il nero che a. stacca di più rispetto al resto, perché ho messo un po' di chiave luma. Va bene, non ti preoccupare, starò così, starò annerito, allora, non c'è problemi. Allora, andiamo avanti, Ho abbiamo anche fatto sparire Archie i colori dalle immagini mie di Federico, perché almeno così non staccano troppo. Bro. Archie Bro contro Street Profits, vincono gli Archie Bro, match che mi è piaciuto molto, mi ha gasato. Bene, E piacere. anche questo, forse è durato un pochino troppo, non lo so. Allora, 11 minuti e 15, un match titolato va bene, dai. Sì, però Troppo. non lo so, vabbè, sarà perché sto ancora rosicando per il main event, ma quello è un altro discorso. E comunque, sì, match molto bello, secondo me, ne vorrei vedere un altro, onestamente. Lo vorrebbero fare, ma è già la seconda volta questo che lo fecero, magari fanno una bella, un tris, perché tanto comunque, nel senso, non ci si può lamentare. Io davo 3 stelle, gli ho dato questo incontro. Anche io gli do 3 stelle. Bellino, bellino. Ha gasato, si è. È passato molto bene, molto fluido. Non ci sono state rotture di cazzo nemmeno perché ci stavano i Migos. Mamma mia. A bordo ring mi sono ricordato Max che ha detto nel report: mi raccomando, viva gli Archie Bro, viva la categoria di Coppa di Roma, ma soprattutto viva i Migos, acquistate la loro musica. Pazzesco. Va bene. E nulla. Te, Matte, che dici? Né caldo né freddo. Cioè, a livello di lottato ho preferito quello prima. Questo qua non mi ha coinvolto Sì, più di no, ci sta, tanto. ci sta. Questo è stato un match di coppia base che Sì, ci si sì. vede adesso a Raw, che comunque non, fortunatamente non è una merda, l'importante per noi è quello. Soprattutto per me che dovrò vedermi Raw domani mattina alle 6, perché sì, domani mattina mi devo svegliare alle 6, vedere Raw e venire qui all'8 su Discord per Wrestle Kingdom, però noi la live reaction la partiamo alle Che 9. sarete, io vi ricordo, sarete solo voi due, perché a me di Wrestle Kingdom non frega un cazzo. No, ci stanno anche Poi gli non altri, proprio, quindi. penso saremo almeno in 4, quindi Bene, figurati, mi bene, almeno vi raccomando. divertite voi. No, ce Mi ne vado. raccomando, raga, fate i bravi, eh. Sì, ci Buonasera, mancherebbe. Nick. Ciao, Nick. Allora, e niente, basta, in realtà non c'è da dire molto altro. Una difesa per gli Archie Bro, che adesso io spero vadino contro l'Alpha Academy per piacere, per favore, per cortesia. E Edge contro The Miz. Ok, 20 minuti, ora qui possiamo parlarne. No, siamo andati un po' troppo lunghi su Sì, questo. Ora, è perché chiaro. Edge perde il pelo, ma non il vizio, che prende ogni suo match deve durare una quaresima. E beh, non possiamo darti contro, nel È senso. diventato il terzo Ian Buck. Buonasera, Da Nicola. Buonasera, bello. oggi ad Adam Copeland è diventato Adam Jackson. Cazzo. No, il problema di fondo è che io lo stavo guardando in diretta Day One, come ho già detto l'ultima volta. Che ero qui su Discord, che non eravamo in live, però io mi stavo addormentando a Edge contro The Miz e mi sono addormentato a Becky Lynch contro Liv Morgan, perché anche se io poi l'ho rivisto la seconda parte di Day One tutta, quindi Edge, Miz, Becky, Liv e il main event, è stato un buon incontro a livello tecnico, si sono scambiati bene, hanno mostrato una buona chimica, nei momenti un po' troppo lenti in alcuni punti, un po' statici, e sono stati quei momenti a stroncarmi. I coglioni. Esatto, infatti che io arrivavo da due serate, che sono andato a dormire alle 4 e alle 5 di mattina, quindi non potevo pretendere molto dalla mia resistenza psicofisica, infatti sono morto subito È piaciuto il dopo. finale, però, perché è stata la fine. No, scherzo. È stato bello vedere Maryse che colpisce Edge con la borsetta. Tra l'altro, io mi domando se come la mamma di Lashley ci ha messo dentro un mattone, perché altrimenti non so come possa buttare a terra Edge, però va bene. Vabbè, normale. E tuttavia cosa succede? Arriva e arriva Phoenix. Seth Phoenix, quindi faranno, quindi Maryse e Miz dovranno mostrare il loro valore sul ring dopo, cos'era? Brian e Brie? Erano. Sì, era Brian e Bree, mi sembra. Non era WrestleMania 33 l'ultimo, hanno fatto un altro. No, hanno fatto un altro, mi pare in una cell tipo. Forse sì, tipo The Miz e Maryse contro Daniel Bryan e Brie Bella, sì. Comunque, io ho dato 3 stelle, fammi vedere. Io ho dato 3 stelle e 25 perché ho
soprasseduto sui momenti un po' lenti perché ci ho fatto il callo con Edge, semplicemente. Però dovrebbe abbozzarla. Io invece gli do 2,75 perché vabbè, ci sta. È troppo, troppo pesante, cioè è troppo pesante da digerire. Ci sta, ci sta. Cioè, ti prepari psicologicamente, non ce la fai. Cioè, semplicemente. Mi è piaciuto il finale, mi fa piacere che sia tornata la Phoenix. Io dico che ormai sto match di coppia si farà al 1000%. Io spero vivamente di essere dalla parte del torto, ma non penso di essere lo stesso. Ma a me, Royal Rumble. Sì, poi vincono la Rumble, spero Miz e Baris, e poi fanno la bella WrestleMania, secondo me. Sì, magari in una bella stipulazione, c'è una speciale che tanto sarebbe bellina. Un last man standing che non duri 45 minuti. Ci leviamo dalle palle il match per il titolo femminile di SmackDown, di Raw, volevo dire, scusate. Io e cos'era, Giacomo abbiamo prosticato Becky Lynch, giusto? Yes. E ci abbiamo azzeccato, perché ovviamente, ma neanche un caprone poteva sperare che Liv Morgan potesse vincere, e di fatto ha perso. Vabbè. Era un... Oh, non fare due volte, se hai sentito. Ma te, Andrea, addirittura. Ma te, cosa c'è? C'è un po' il ranteghino. Che cos'è? No, assolutamente no. È un po' il ranteghino, è un po' il catarrino. Era assolutamente un modo per nascondere il fatto che fossi io uno dei due che avesse messo Liv vincente. E l'altro non è qui, quindi non si... A parte l'altro... Meno male non è che quando me ne ha preso per il culo rischiamo di sentire parole brutte. Però... rischiamo il ban ogni volta. Guarda, oh no, è partita la webcam, ragazzi, mi sa. Perfetto. No? Sì? È partita. Togli sta webcam, per cortesia. Dai, ma che togli? Succede, basta rifare così e così. Oddio, comunque, okay. Perfetto. Comunque... Comunque, cacchiate a parte, non mi è dispiaciuta la storia, la tenacia di Liv Morgan si è sposata bene, un pochino bocciato il finale, sinceramente, è un po' tanto che Becky bocci, forse l'impressione è che Becky sta cominciando a bocciare un po' tanto, va bene, però forse è una mia impressione, Allora, innanzitutto, Nicola, ci ho creduto in Liv, e questo è stato un grande pregio dell'incontro, ovvero creare un'incertezza che, seppur piccola, praticamente non c'era, perché eravamo tutti sicuri al 1000% di vedere Becky vincere e mantenere. Dopo quell'assalto ai gradoni sul braccio della Big Time Becks, non la chiamo più The Man, fortunatamente, preferisco Big Time Becks, perché BTB mi garba di più. E niente, lì si è creato lo spiraglio, è arrivata la luce che potevamo intravedere Liv campionessa. E wow, bello. Poi invece... 3 minuti dopo è andata a puttane, questo è un altro dettaglio. Però l'idea finale della Oblivion counterata in Manhandle Slam e schienamento irregolare era molto buona, peccato che lo schienamento irregolare, come ha detto Federico, non sia venuto bene. Non c'è proprio arrivata Becky, ring positioning completamente sballata. E niente, vittoria pulita. Io a sto punto, sai cosa? Io perché io la Rumble ho pronosticato Sasha Banks, ma se proprio vogliono andare a fondo con Liv, possono fargli vincere anche a lei la Rumble, volendo. Può essere. Oppure possono fare una cosa più intelligente ancora. Possono fargli vincere quello che doveva vincere nel 2021, il Money in the Bank. Ormai è un po' tardino, sinceramente. È tardino, tranquilla, la WWE arriva. Allora, perché io ti spiego una cosa, dipende da chi debutta nel main roster di NXT, sinceramente. Non si era già fatto nomi, Yoshirai, Raquel Gonzalez, Dakota Kai, poi chi è che si era detto anche? Non mi ricordo. Però non importa, comunque queste sono le più papabili. Quindi, boh... Vediamo, 17 minuti è durato e non ha pesato tanto come durata. È passato bene, io ho dato lo stesso voto di Edge contro The Miz, gli ho dato 3,25. Io gli do 3 su 5 anche questo. Allora, peccato perché sarò molto, tranne per i main event, sarò molto uguale con i voti. Peccato perché non è stato brutto come pay-per-view, questo lo anticipo. Solo che la sfiga ci si è messa di mezzo, quindi ho tenuto anche conto di questo, che molte cose insomma non sono andate come dovevano andare, però vabbè, sono altri discorsi. Passiamo al main event, per cortesia, che ci avrei da parlarne. Sì, parlare di quanto è stato bello.
Grande Nicola. Non si prende il 7 per il finale. Ah, dici il match femminile o Day One intero, Nicola? Comunque, passiamo al main event, signori. Fatal 5-way per il titolo WWE. Quanto ci godo che ha vinto Lesnar. Sono Oh, contentissimo meno anche male non l'ha perché detto. sul gruppo di Dino ho visto che c'era gente che rosicava un po', c'era gente che diceva la WWE fallirà. Certo, ragazzi, state tranquilli. Vado a prendervi. Guarda, un messaggio è arrivato quanto un'oretta fa. Vince per il Fantastico. visore. No, no, era coso, è il nostro amico Ferrari 91. Ah sì, No, ma questo è il campione ecco il vostro campione WWE che volevate tanto. che... Io sì, ragazzi, Sì, cioè, sì. scusa, a me questo Lesnar piace un casino, ragazzi. Sì. È il nostro e siamo anche contenti. Cazzo, dobbiamo lamentarci, onestamente, Tipo no. The People Champ, ragazzi. Mi spiace Madonna. tanti. Allora, raga, c'è un fatto triste, ovvero che il momento di Big E, arrivederci e grazie, non lo rivedremo più per altri 70 anni, fondamentalmente, a meno che non facciano un match alla Rumble per determinare, insomma, per vedere un po', ovviamente vincerà di nuovo Lesnar, però se Big E fa la prestazione della vita, può comunque tenersi uno spazietto libero per il futuro, ne dubito, però. Se fanno effettivamente la chamber, sicuramente ci entrerà dentro. Potrà fare una bella prestazione lì in caso. Quindi, dai. Però, boh, proprio il resto, ragazzi, non ho nulla da dire. Cioè, l'unico difetto, il motivo per cui non gli do 5 su 5 è perché è durato troppo poco. Perché mi è piaciuto tutto, l'alleanza tra Rollins e Kevin Owens, che comunque ha continuato nonostante l'inserimento all'ultimo secondo di Brock Lesnar. Bobby Lashley che distrugge tutto. Prima distrugge Big E, lanciandolo contro il... ti sei bloccata di nuovo la camera, Giacomo, mi sa. PC Che boh, trashato, ha detto. contro la trans. Sì, mi sa proprio tanto di sì. No, l'ha detto in E chat. ah, bene. E proprio siamo crashati. No, lui. Ah, ok, bene. Bene, bene, sono contento che sia crashato. No. Poi che Lesnar travolge Lesnar con la spear, distruggendo le barricate. Poi l'Earthlock applicato sulla bestia che non si riesce a liberare. E interviene Big E. E la FA finale di Lesnar che diventa nuovo campione. Tra l'altro, la posa finale è palesemente quella di Nakamura. Se ci fate caso, Sì. era palesemente quella di Nakamura. Sta bellissimo. E tra l'altro, ora che succede? Che succede, ragazzi? Perché la storia con Paul Heyman potrebbe essere annullata. Vediamo un po'. Mi dispiacerebbe un casino perché era molto figa. Sa, prova 24 ore Vai. su, fai È porno, non è vero. tornato. Sto vivo? Benissimo. Sì, è Allora, tornato. è già successo più di una volta, addirittura mi ricordo, in una stream due volte è successo nella stessa serata. Ovviamente oggi andrà uguale, ci mancherebbe altro. Ho perso la card, ma tanto sti cazzi si è finito. Allora, hai parlato del tuo sul main event, Federico? Bene, allora, come ho detto, Brock Però Lesnar c'è mi va da finire un benissimo. secondo, una cosa. È Ok. stato come vedere Godzilla Final Wars con tutti i kaiju che si menavano. Vai, prego. Per questo lo adoro. Giusto. Allora, Nicola ha scritto ora, la chamber potrebbe essere già scritta, KO, Rollins, Big E, Lashley, Lesnar, ce l'ho già duro, e beh. Allora, vediamo, non è ancora sicura al 1000%, Andrea ci disse che l'avevano passata in sovrimpressione su Day One, durante Day One, la grafica di Elimination Chamber con tutti i preview di quest'anno, però non abbiamo ancora la certezza. Sta di fatto che questo main event ci ha avuto un pregio grosso. Un difetto meno grosso ma comunque importante. E sono: il primo è stato la cosa migliore, poteva essere una botta d'adrenalina non stop. Bravi, 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 bravi ad averlo bucato così. Il difetto è che, cazzo, dagli, fanno arrivare almeno a un quarto d'ora per piacere. Una dozzina di minuti, dagli 3 minuti in più. Sai che No, figata. sai cosa? Il problema è che Lesnar si è stato inserito all'ultimo minuto, quindi ci ho detto, raga, che facciamo? Ci si arrangia come si può, però è vero, potevano farlo durare un po' di più. Esatto, stavo finendo, infatti, questo pregio e questo difetto sono però condizionati da questa cazzo di troiata che ci ha colpito, che è il Covid di Roman, che ha scombussolato tutti i piani e doveva durare mezz'ora il main event, 20 minuti, gli hanno tolto perché Tra non c'è l'altro. Roman, hanno messo... Oh, lo so, però No, no, purtroppo aspetta un succede. secondo, volevo dire una cosa.
Matte, mi devi mettere un punto perché stando ai piani originali doveva essere Big E a vincere. Quindi mi dovresti dare tecnicamente un punto. Ce l'ho azzeccato io, merde. Ma stava a Big E perché knowing Vince voleva darlo a Big E. No, in realtà qui c'è un point un'altra volta, Federico, perché c'è stato un botch della grafica della WWE che aveva messo i risultati di Day One. C'era scritto chiaramente Big E defeats Owens, Rollins e Lashley, con la foto di Lesnar che si erano dimenticati di mettere. Quindi sì, nei piani originali a quanto pare avrebbe dovuto mantenere Big E, il che mi minimo sorprende, però Quindi in teoria siamo 4-4-3-3. è in teoria, ma non è in teoria, perché se Vaffanculo, vinci... mettetemi quel punto, No, non si conta, maledetti. si è detto. Vaffanculo. Allora, guarda, se nel piano originale doveva vincere Rollins, mi indignavo io. Che cazzo? Scusa. Però, non ha però nei piani originali non ha vinto Rollins, quindi Ho non è... capito, ma non ha vinto... Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, il punto di discorso è che io quanto gli ho dato? Mi ha dato 3 stelle, non mi ricordo se 3 stelle o 3,25. 3,25 gli ho dato, perché ho premiato il fatto che la roba full non stop, tutta tirata, adrenalina pura, mi gasa veramente tantissimo. E sono contento. Sono contento che abbia vinto Lesnar, quindi 3,25 per me se lo piglia meritatamente. Sì. Poi chi dice match flop della serata, ovviamente gli sputo in faccia perché so, Andata a gli gira fanculo. semplicemente il Ma andate a cazzo di vedere, Lesnar. quei secchi di merda che si fanno 3000 capriole senza un minimo di costruzione o storia o intensità. Andatemela a Sì. cagare tutti quanti. Non Non c'è sellano, catar, eh. non c'è catarsi, non c'è nulla. Andatemela a fanculo. Chi Ma dice che che è non un match di sellano, auguri. merda sicuramente aspetterà di Wrestle Kingdom di domani aspetterà Shingo contro Okada più della Rambo. Ah, a proposito, Shingo contro Okada, purtroppo io mi viene da dire, mi sa che non ce la farò a vederlo Rip, perché lo dico. che Io dispiacere, domani ci sono fino alle 11 meno 10 meno 5 perché poi devo scappare, signori, e vado a registrare Game of Thrones, che figata, e quindi va nulla, bene, però vaffanculo. oh, che devo fare? Capito? Almeno non ti sponsorizza così di là. Cioè... Non mi sto a sponsorizzare, Ma dai, mannaggia la buca a Leo, Madonna, sto di perché non ci sono. ma E dai, vai buca a allora. ma dai, buca a Leo, ma che te frega? Ma ci ho provato, però che cazzo, lui almeno va all'università, c'ha le giustificazioni per farlo la mattina. Di che c'è da vedere Wrestle Kingdom, che te frega. Ma il No, però 4 e mercoledì 5, ma c'è. che cazzo di università c'ha? Ma che cazzo ne so? Ma lavora pure, dice. Cioè, che cazzo è cinema? Insomma, fa cinema. Allora, però mercoledì 5 ci sono full, insieme a voi altri amori belli. Quindi dai, meglio di niente. Comunque domani ci sono per 2 ore buone, quindi dai. Nel senso, sono contento lo stesso. Il resto me lo recupererò sperando di a voi dare, e non ce la farò mai, i possibili spoiler sul main event o gli ultimi incontri. Che ovviamente su quelli mi interessavano di più. Allora, Day One finito. Finito un Day One. Il mio voto al pay per view è 7. 7, spaccato. Però Perché non c'è stato nemmeno un match insufficiente. Nemmeno uno. Per me, sia ben chiaro, sì, e concordo con ci sono te. stati 2 incontri che mi riguarderei subito, che sono opener e main event, quindi sono tutti bonus questi che accumulando vanno a fare un 7, che in alternativa non lo alzerei, lo abbasserei un 7 meno, però di sotto non vado. Io direi pay per view da 6,5. Va C'è stato bene, un po' di va bene. scazzo con i tempi. In generale, il main event secondo me doveva durare un po' di più. Sì. Che altro c'è da dire? È stato un bel modo per iniziare l'annata. Via, non è stato male. Vediamo un po'. Sono preoccupato per SmackDown perché comunque si trovano senza Roman, senza Drew. Quindi probabilmente settimana prossima vediamo sicuramente il match di Zayn con Nakamura, perché doveva esserci in teoria questo pay-per-view, ma non c'è stato. Finalmente terminerà, si spera, sto cazzo di regno di Zayn. E Io ho paura di no. Sì. vabbè, raga, facciamo così. Se sabato ci azzecchiamo come vittoria di Zayn, ci si mette un punto a tutti quanti, tanto. Cambierebbe. Oddio, cambierebbe invece se si mette un punto in più. Che si fa? Si conta? Cosa? Matteo.
Se vince Zayn contro Nakamura, Se si fanno il conta per match, tutti. se sì, fanno tanto appunto il l'avevamo match. messo uguale, quindi Va bene, quindi allora lo va benissimo, lo metti. contiamo. E poi dopo metti anche il punto a me perché ci va Zeta Beh, figli di no, bastardi non mi comunque. interessa. Allora, abbiamo fatto di one. Quanto ci abbiamo messo a farlo? Un po', non lo so. Non c'ho Twitch aperto perché ero esploso. 38 minuti. Abbiamo messo 38 minuti. Vabbè, in realtà sono un po' di meno perché all'inizio si è fatto grosso attesa. Va bene, basta, basta. Day One, si è finito il nostro, si è detto. Matteo, te quanto gli dai all'evento in Sì, generale? concordo Se sul c'è. Va 7. bene, buono, onesto. Comunque, sei me un 6 e mezzo, tu 7. Io onestamente, tutti quelli che dicono rovinato Totalmente. dal main event. Mamma mia, Mamma, sono ragazzi. affamato, Andate a seguire la Game Changer Wrestling. Allora, andiamo a guardare Wrestle Kingdom, perché è il momento di fare i pronostici per l'evento dell'anno in casa New Japan Pro Wrestling. E poi, per finire, dopo questo, mi leggo il ranking of the week. È che ogni lunedì ormai faccio così: ranking of the week di Real Pro Wrestling. Vai, vediamo quanto cringiate. Dai, sono curioso. Però, quanto voglio, fra. ma tranquillo, mi ci vuole un minuto. Sono 10 nomi. Che nomi? Allora, partiamo. Non Facciamo solo possiamo per domani, pronunciare. tanto quella per dopodomani la facciamo domattina, quindi Quindi te dici domani mattina, quando finiamo le ci reaction, sbagliamo, facciamo i pronostici ma seconda? Va sì. bene, come preferisci. Allora, facciamo pronostici di aprile. Ah, a parte che c'ha Ho pure ragione, perché messo comunque. l'immaginina caruccia A parte, hai sull'iPad. detto una cosa sensata, perché il main event e il Fatal 4-Way per il TOPW, a regola della Night 2, si decidono nella prima. Ciao Nicola che domattina lavora. Ah, ciao Nicola, allora. Ciao ciao. E grazie per essere passato, ovviamente. Bellissimo. Spero nella pioggia. Allora, andiamo. Quindi, allora facciamo Wrestle Kingdom 16, ma solo la Night 1, che sono 8 incontri, tolto la Rambo, che onestamente non so nemmeno chi partecipa, quindi non penso abbia senso pronosticarla. Io la pronostico uguale, dico che alla fine ci arriveranno, penso come l'anno scorso, gli ultimi due che si sono dibattuti il titolo, dibattuti non c'ha senso, che si sono contesi il titolo all'ultimo match, quindi Yano e Kanemaru. Ok, allora Yano sì, anche per me. Yano sì. Forse uno dei GOD, perché non hanno altri impegni. Se dici sono matto, Yano Tangaloa. Oh. Tangaloa, per Forse il sì. meme. Yano Kanemaru Tangaloa. O forse Yano Kanemaru Doki. Vero, Doki? Ci stavo anche pensando. Però boh. Non lo so, il quarto non mi viene in mente nessuno. Allora, sono matto, Yano Doki, ho deciso, Ma Yano sono Doki. quattro che arrivano alla fine. Ah, è vero, ce l'ha fatta C'è Four Way, Fatal Yano 4 Doki. Way. Non ti ricordi che l'anno scorso era tipo entrato Yano che tipo erano rimasti in tre sul ring e nemmeno ha fatto in tempo a entrare sul ring che ha finito il Sì, è match. vero, 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 cazzo, sì, quelli erano gli albori di questo server Discord, mamma mia. Vabbè. Allora, Qui c'è poco, comunque ti dà fa predizioni, quindi andiamo direttamente all'opener. L'opener della prima Io contro serata, Shaw. Io contro Show, beh, con Dick Togo ovviamente. Show, perché sì. Ovviamente. Tra l'altro, io ho scoperto recentemente che Dick Togo ha lottato un match in Italia, clamoroso, non avrei mai Lui è detto. stato anche in Sì, WWF. ma non solo. Intercontinentale. Io ho collegato questa cosa al pensiero che il 20, quando, 19 febbraio, non me lo ricordo, a Nola ci sta Yota Tsuji. Mi fa sempre ridere. Cioè, mi pare così surreale che un atleta della New Japan venga in Italia. Proprio sotto contratto, no ex, sotto contratto Davvero? con la New Japan, venga in Italia. Così, wow. Vabbè, Pronostico? comunque. È show sporco. Anche se siamo a Wrestle Kingdom, show Dovrebbero sporco. stare pari, credo. Esatto. Anche se sono pari, secondo me vince Show Sporco. Ah no, Assicuro. l'avevano pubblicato e tipo avevano contati un bordello di match. Perché loro stavano insieme pure come Young Lions, quindi ci stavano tipo 22, 19, 11 come Mamma record. mia, che troia. Però vabbè, nel senso. Stanno, diciamo, dopo lo split stanno 1-1. Io dico Show. Cioè, più che altro perché. Non lo so, non lo so, ci vedo più show. Idem.
Interferenza proprio così per scaldare il pubblico. Sì, a parte TikTok penso sia una Igual. delle interferenze più fisse che abbiamo No, no, Igual visto. sta in serata dopo, quindi amen. Ah, Poi, secondo match. abbiamo Hiroshi Tanahashi e Ryusuke Taguchi e Rocky Romero contro Kenta, Tachishimori e El Fantasma in un six man tag team match. Quindi direi il Bullet Ricostruzione per la Club. sera dopo. Direi Bullet Club. Secondo me no, perché daranno qualche chance agli tipo. Perché quelli. No, in realtà no, perché comunque per i titoli junior non stanno inclusi nel match i campioni. Però di là c'è Kenta che è campione, cioè Tanahashi, secondo me faranno schiena a qualcuno dei junior a Tanahashi, perché così lo rendono un po' più papabile come sfidante per la sera dopo. Senso. It makes sense che c'è il match Kenta, vero? Poi. Vabbè, facciamo split, sti gran cazzi. Io dico Bullet, te, Tana e Mega Coaches mi dà Wikipedia. Allora, quarto incontro, LIG, Los Ingobernables, Tetsuya Naito, LJ Sanada e Bushi contro United Empire, Will LJ no Ospreay, Great LIG Okan e Jeff Okobu. non è Ingovernables del Giappone, cioè No, no. L.I. Jay Vaffanculo, Jay. Dai, che palle, non è giusto. c'è Allora, Bushi in sto comunque. match che sta proprio lì, che cazzo ci sto fa io qua Non dentro. lo busci là, stica. Infatti, devo United Empire per questo. Lo schiena Sì. C'è Osprey. Osprey schiena Bushi dopo la pure. Stormbreaker. Sì, sta lì Mamma. per proprio palesemente per prendere il pin, Bushi. Eh sì. Quindi qui Poi. doppio United. Mo se va la roba grossa. Shibata contro X. Mi fa ridere il fatto che la roba grossa io ci arriverò, sarà tipo quinto e sesto incontro saranno gli ultimi che vedrò, che bello, sono proprio felice. Allora, Shibata contro non lo sappiamo e c'è da dare una bella precisazione qui, che sarà un catch wrestling rules match. Non sono Ammessi possibile, non striking. sarà possibile dare colpi diretti. Quindi per questa cosa bisogna metterla in conto. Io non so chi può andare contro Shibata. Suzuki. Qua. Però Nagata volendo. Ci sarebbe che c'ha basi di catch wrestling. anche Nagata. Se io purtroppo qui Io sono un spero po' Narita, ma. Madonna, bello sarebbe. Cioè, Bellissimo oddio, Narita Shibata se Wrestle mettono Kingdom. Narita non distingui un cazzo tra chi è uno e chi è l'altro, perché sono uguali adesso, però. Shibata si mette un che ne so, qualcosa di diverso. Uno Narita in sta con bianco, uno il in nero, costumino. magari. Ecco, esatto, Shibata bianco. Guarda me. Poi, quinto E match. Ah, vabbè, qui penso vinca Shibata, comunque. penso anch'io, sì. Noi diciamo Shibata più che il TBA, dai. Sì. Allora, questo che facendo una stima sarà l'ultimo match che vedrò, e ovviamente gli altri tre sono quelli che aspettavo di più. Te lo sei andato a cavare bene l'ultimo match che te vedi comunque. Dico, te lo sei andato a cavare bene l'ultimo match che te vedi. Tomohiro Ishii contro Evil per il Never Openweight Championship. Ora se vince Evil, ragazzi, io mi arrabbio. Cioè, Sai che avete presente vincerai quando io. hanno vinto? Quando hanno vinto i cosi, i Takers, le cinture a Grand Slam? Che io bociai, feci un macello in stream, è una clip che c'ha più di 20 views, non so com'è Qui possibile. quitti. Qui no, perché qui tane, qui tiro certe madonne. Veramente. Poi nelle live reaction io sono molto più pimpante di quando faccio le puntate classiche, quindi Vabbè, io spero sarò vinca anche più. Evil, sta la quarta difesa, sta la prima difesa. Scusa, Ishii. No, vincerà No, Ishii. dico spero vinca Ishii, quello mi sono sbagliato. Però ho paura. Certo che tipo il titolo Openweight qui c'ha tipo il massimo delle difese di successo consecutive, che è tipo 3 da quando esiste, o 4, una cosa del genere, Meno quindi. male. Io ti dirò. Sto fiducioso, Ishii. Spero pure io. Non ci avevo fiducia nella voce mentre lo dicevo, ma va bene lo stesso. Nessuno ce l'ha. Allora, ci siamo. Allora, Goto e Yoshihashi contro Tekkase. quindi Dangerous Techers Chaos per le cinture di coppia dei pesi massimi IWGP. Ora, qui la situazione è complicata. I La Chaos situazione è arrivano dalla drammatica. vittoria della World Tag League.
Raga, scusate, ho interrompo un secondo. Tanto visto che qui non ci sta a fa nulla, vi lascio fino a voi, saluto tutti quanti. No, volevo farti vedere quella roba di ranking. Ma sei finito, manca due match. No, Tranquillo, bro. vedetevi però, vi prego. No, ma no. Manco possiamo. Due Quando è che siamo match qua? mancano, ragazzi. Sì, ma infatti, ma quando è che siamo qua? 48 minuti, no? Servavamo un'ora, ti davo ragione. Allora, sì, Chaos World Tackling, i Tackers non so quante volte hanno difeso le È 5 la ore. seconda difesa. Difesa, difesa, dimmi. Non è il tempo, il fatto che parlate di giapponese, non ce la faccio più. È estenuante. Mettiti due tappi tipo. Ah no, non sei su TeamSpeak. Vabbè, comunque conta 5 minuti massimo se è finito. Vabbè. Allora, perché la seconda notte non si fa. Si fa domani. Allora, Deckers. Sono fiducioso anche qui. Spero pure io. Dai, sarà Boni, Chaos, Carini, bello, hanno vinto. Cioè, no, no, bello che hanno vinto la No, World in Tag realtà, League, guarda, niente. a malincuore pronostico gli altri. Poi ti dico pure No. perché. E perché? Eh no, perché in base ai match dopo te lo dico. I match dopo sono quelli della Night 2. No, no. Ah, proprio Quelli di questi due. questa. Ok. No, Vai. cazzo. Ora hai messo il dubbio. Acceleriamo un po', se no Federico fa Tekkers, due no, io non errori. rimango con Tekkers. Facciamo Tekkers 1 e Chaos l'altro. Ora, Desperado, Hiromu Takahashi, Junior Heavyweight Championship. Qui spero vinca Despi. Ma più che altro perché allora loro stanno quasi alla pari. Perché nella finale del Super Junior si ha vinto Hiromu. L'ultima volta che si sono affrontati in Super Junior hanno finito in pari per limite di tempo. Hanno finito pari per time out anche l'ultimo match che hanno fatto al Road 2 di coppia. Quindi se vogliamo mantenere sta cosa che loro stanno comunque sempre testa a testa alla pari e non c'è uno che prevale sull'altro, poi vince Desperado e gli fai mantenere il titolo. Pure perché sta alla prima difesa, quindi. Ha senso, è sensato, ma io qui io ho sempre pronosticato mantenimenti, qui io ho il feeling che vincerà Hiromu invece perché, se non sbaglio, lui dopo che ha reso vacante la cintura è stato fuori non so quanto, 6 mesi, se no, Ne un circa, sì. strappo al petto, tanto comunque, tornato, ha vinto il Best of Super Junior, come hai detto, pareggiando con Desperado questo giro. E non lo so, vedo una resa del titolo abbastanza semplice. Lo ripeto, io qui We'll tifo see. Desperado. Io qui tifo Desperado, però pronostico Rom. E Main si arriva al event. main event della prima notte. Shingo Takagi, Katsuchika Okada, IWGP World Heavyweight Championship Match. E qui so dolori. Tanto, anche che lo so. Io vorrei pronostica Shingo, per quello ho detto che all'inizio, al primo, penso perdano i Deckers, perché comunque non dubito tutti e tre i vincenti dei tornei stecchino le shot. C'ho come l'idea Ok. che qua vinca Shingo e poi probabilmente lo rivinca Osprey la sera dopo. Stavo pensando anch'io. Io invece ti dico Okada. Perché Io no, perché mi ha rotto il cazzo, cara. Cioè, sì, proprio proprio perché ti ha rotto i rotto il coglioni. cazzo. E questo è lo stesso identico discorso del match di prima. Io tifo quello che non pronostico. Però me lo sento. Okada vincerà e poi batterà pure Osprey. Mi ha proprio rotto i Perché coglioni, la cara. vita è una merda! E Mi ha dovevo rotto i coglioni beccarci lui e Okada! no. Mi ha rotto i coglioni lui e mi hanno rotto i coglioni molti dei fan che continuano a dire no, perché il volto della federazione. Non è più il volto della federazione da 2 anni, cara. Non lo reggo quasi più. Non lo volevamo dire, però. Mi dispiace. Non reggo più lui, non reggo più chi rompe il cazzo che doveva vincere il Climax a tutti i costi perché è il volto della federazione, non c'ha più un titolo da tanto. Sti Qualcosa mi cazzi. dice, ho capito in parte, cioè, No, è più di una a livello persona, è generale. più di una persona, è molto più di una persona. Sì, lo so, però una persona in cui il generale mi sa che l'ho individuato, mi sa. Però io dico Okada, Te Shingo, vabbè, siamo stati abbastanza split qui, dai, carino, mi piace, quando è così è bellino. Non c'è pepe. Abbiamo finito, vediamo se domani quante ce ne azzecchiamo, io lo ripeto, domani faccio 2 ore, poi il resto... A malincuore me lo dovrò recuperare sperando di non spoilerarmi un cazzo. Per la Night 2, Tira fuori domani sto pronostici. ranking. Tira fuori sto ranking. Arrivo, arrivo. E poi si chiude.
Il 5 invece me la faccio full. Il 5 comunque ci stanno incontri belli. Il main event su tutti, ma anche Naito Cobb, Kenta Tanahashi, insomma, ne Purtroppo, parliamo. mentre Giacomo cerca il ranking, anticipiamo che l'8 non ci saremo perché sti stronzi la fanno vedere solo su Abema. Quindi ne Vabbè, ma TV a lamentano. pagamento, quindi con la serata NJPW vs Noah, mi dispiace, ma ve ne daremo conto La con i posteranno risultati e su basta. Word solamente 7 giorni dopo. 7 giorni dopo, quindi mi dispiace, ma per quella fisciamo. Però vi facciamo le prime due notti, quindi dai, nel senso, cioè, siamo gli unici in Italia. Ho trovato il ranking! Signori, è il momento di darvi la buonanotte con il Ranking of the Week del vero pro wrestling, che vede al decimo posto i Briscoes della GCW. Al nono posto Chris Brooks e Masahiro Takahashi di attenzione attenzione, Lagato Pro Wrestling. Poi abbiamo Yamato, come l'ha chiamato video, e beh, nel senso della Dragon's Gate, ah, vedi? Poi abbiamo al settimo posto Balian Akki del Chi? Lagato Pro Wrestling. Chi? Non li conosco, ma non devi conoscerli. Poi abbiamo al sesto posto Alex Colon, bello, della GCW, meno bello, e anche di parecchio. Al quinto posto abbiamo Kai, come Cobra Kai, Hentai. tipo maiuscolo, della Dragon's Gate. E poi... Ma per me stai buttando in mezzo nomi a caso. Va Palesemente, nomi a bene, caso. no? E Io ho seguito un invece... paio di volte la Dragon's Gate e non conosco nessuno di quelli della Dragon's Gate che ha nominato Giacomo. E Kai, basta, non ce ne sono altri. Perché anche a livello femminile non c'è nessuno. La femminile, ragazzi, è vergognoso. Poi, quarto posto, Kaito Kiyomiya della Noah, Pro Wrestling Noah. Al Ok. terzo posto, Gosho Ozaki, uno che conosco, grazie mille, della Noah. Keno, al secondo posto, della Noah. E il primo è Katsuhiko Nakajima della Noah. Quindi, primi quattro posti, tutti Noah. Vabbè, grazie al cazzo, ma la Noah è l'unica che ha fatto uno show decente sta settimana, quindi che cazzo ci vuoi Ma mettere? chi è sta Noah? Ma chi è il personaggio di A Tutto Reality? Chi è sta Noah? Noah ha mood assoluto di A Tutto Cioè, Reality, tra Noah l'altro. e WWE sono le uniche due compagnie che hanno fatto uno show decente sta settimana, che cazzo ci volevi mettere Sì, ma giustamente la GCW. in top? Vaffanculo. Che schifo. Allora, io vi dico solamente una cosa. Non vi leggo il femminile perché per favore no, però vi dico le federazioni. Stardom. Fa vedere quanti posti? 7 posti su 10 la Stardom. AEW 1, che è TaiJ, Tai Conti e Anna Jay, perché hanno Mandate fatto a il fanculo. match col sangue, vero pro wrestling, ricordiamolo Mandate a sempre. fanculo. Cioè, poi ne parlavo con Hayabusa l'altra sera. L'ha visto? Ha detto: è stata una merda. Ma cioè, tra uno spot e l'altro stavano lì ferme che non sapevano che fa queste. Beh, ottimo. Miglior match dell'anno. Allora, poi abbiamo Ice Ribbon, che penso sia come la Stardom, ma tipo Sì, Light, non lo sì, so. sì. E poi abbiamo la Beyond, federazione che conosco perché ci sono andati i ragazzi italiani, atleti italiani che conosco. Masha Slamovic, anche lei la conosco perché conosco Manuel Ish, ok? Lui è amico su Twitter del promoter della federazione dove è campio doppia campionessa questa Slamovic. E quindi LOL fa ridere. Allora, io ora volevo finire, però giustamente hai detto questa cosa, Matteo, che ha preso per il culo, no? Questa roba. This is women's wrestling. Sì, vabbè, c'era un commento che mi ha ammazzato. Ma Un vogliamo parlare commento. dell'AW che tagga la dai conti sbagliati. Ah, no, eccolo. Arriva una domanda sotto il post dedicato al This is women's wrestling con ovviamente De Bani coperta di sangue. C'è un commento. Un commento che è: e questo sarebbe wrestling? Che non è stato eliminato? No. E Strano. fortunatamente una cosa buona di Italian Elite Wrestling è che non cancella commenti. Ah, Quasi questo è mai. Italian Elite, ok. Sì, no, Real. Ma che Real? Non stiamo scherzando. E poi arriva sotto la risposta a questa domanda. E quello della WWE. Cioè, mai messa in causa la dava, e quello della WWE sarebbe wrestling invece, nessun match a Aspetta, stipulazione questa speciale. non la voglio buttare sul politico, però mi sembra la mia professoressa di storia delle medie che era, diciamo, poco poco schierata verso destra e che ogni strage che tirava fuori dei nazisti
dei nazifascisti diceva, ma i comunisti hanno fatto anche peggio. Ma le aspetta, immagino diceva, ma le foibe, io ti rispondo, se non c'erano i fascisti, le foibe non sarebbero mai successe. No, è quello che gli ha detto uno di classe nostra, sta cosa para, e lei tipo gli ha sbroccato male. Ma sai cosa, la cosa bella, se non fossi andato a rompere i coglioni alla gente lì, anzi, se avessimo evitato di trattarli come bestie da soma, cercando di togliere la loro identità nazionale, mettendoli in campi di concentramento, sta tranquillo che le foibe non sarebbero mai successe. Già. Perché voglio ricordare a tutti quanti, italiani brava gente, è una puttanata colossale. Finisco. Visto gli Iapapi Podcast, tra un cazzo e l'altro. Sì, ho apprezzato la parentesi. Quindi la risposta è: questo sarebbe wrestling. E quello della WWE sarebbe wrestling invece. Nessun match a stipulazione speciale. Sempre lo stesso tipo di incontri. Sempre le stesse battutine. Nessuna goccia di sangue. Niente linguaggio scurrile. Che bel wrestling. Tre faccine che ridono. Il livello di questa persona. A parte c'ha 18 anni ed è di. Ah. Ma è pugliese, mamma. Forza Inter, vabbè. Olè, ma è benissimo. Mi stai dicendo che è terrone? Eh sì, è terrone. Ma si vede, allora. Buoni che io sto al limite. Ma io non voglio, io dico solamente R parola. Che potrei dirlo io, ritardato, ma non lo voglio dire. Ok? R parola a profusione su questa gente. Non lui, cioè se anche lui, ma tutti quelli che pensano che il wrestling renda un qualcosa migliore, cioè il sangue, scusate, renda un match di wrestling migliore. Un destro in faccia. Non avete capito nulla, ragazzi. Probabilmente ritenete The Violent Shit un bel film. Ma a parte che lui Andatevi a vedere andatevi a vedere Nightmare in polacco. Per i paesi sbagliati, ma lui è. No, comunque tu ci scherzi, la cosa dei film in polacco l'ho scoperta da uno dei due video sfoghi che ha fatto posa. Io ringrazio Michele per questa cosa. In che senso? Come? Che collegamento? No, perché ha detto, se voi volete il wrestling commentato come si faceva con i film in polacco degli anni 90, ora... Ma è clamorosa sta cosa, pazzesca. Ma che cazzo? Vabbè. Basta, fine. Allora, noi ci vediamo domani mattina alle 9. Ricordiamo, se volete venire in 8, live 9. Per la live reaction Wrestle Kingdom prima nottata, siete benvenuti. Siamo in generale, quindi tutti possono venire. Ingresso libero su Discord. E niente, io ringrazio chi ci ha seguito. Nicola che ha scritto, chi è venuto qui, spettatore unico, non lo so, dopo controllo. Però io vi dico buonanotte e vi do appuntamento a domani mattina, signori. Ciao. Alle 8 o alle 9? Alle 8 c'è la Rambo, alle 8. Quindi alle 8 attacchiamo, non alle 9. Sì, te l'ho detto mo'. Alle 8 si attacca. Sì. Ti banno se non ci dai un taglio. Ciao signori, a domani mattina. Buonanotte. Alle 8. Alle 8.